tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta e oggi nuovo video sempre riguardante gli outfit, come avrete letto dal titolo. Mi avete scritto in tantissime, sia qua su YouTube che in direct su Instagram, di fare un altro video con un capo basic. Quindi ho deciso di utilizzare la giacca di pelle perché penso che sia uno dei capi che utilizzeremo di più questa primavera. Andrà di moda la pelle e poi il biker in pelle, comunque è un must della primavera, almeno parlo per me, nel mio guardaroba è sempre stato un capo super forte. Volevo fare il video appunto con questo giacchino che è il mio preferito da anni, è abbastanza corto, in pelle semplice, un biker come quelli che hanno fatto da Zara per tipo 2 anni e penso che faranno anche quest'anno. Quindi niente, la smetto di parlare, vi lascio subito al video, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina così da non perdervi nessun nuovo video. Detto ciò, cominciamo davvero subito. Dato che ultimamente stiamo, almeno io sto vivendo in tuta, sono partita da questo. Ho pensato a un appuntamento al parco dove non si sa mai come vestirsi, quindi ho tolto le sneaker per mettere un bel anfibio e una giacca di pelle al posto della felpa. Penso che l'outfit comunque rimanga abbastanza da parco, ma con quel tocco in più che a me piace un sacco. Per il secondo look sono partita dal pantalone, quindi un mom jeans che mi avete richiesto in tantissime, e l'ho abbinato a una canottiera stile lingerie, quella di Tezenis in questo caso. E poi infine ho messo degli anfibi. Questo sarebbe il look da giorno, ma secondo me con un bel tacco va bene anche per la sera, per un'uscita magari in un pub, in un bar, e gli dà quello sprint in più. La terza proposta invece parte da un vestito elegante, semplice, quindi anche tutti quelli con i fiorellini che andranno questa primavera e quest'estate, abbinato appunto al nostro biker di pelle, che distrugge un po' questa eleganza per dargli quel carattere un po' più rock, un po' più alla Versace, se così possiamo dire, che secondo me non guasta mai. Il quarto outfit invece parte da un trend che ci sta seguendo da un sacco, che è il completo giacca-pantalone. In questo caso però abbandoniamo la giacca classica per mettere il nostro giubbino di pelle, sia per riutilizzare il pantalone in maniera nuova perché altrimenti sembreremmo sempre vestiti uguali, sia anche per dare sempre quel tocco di cui parliamo in tutto il video, ma secondo me è questo quello che fa il giubbino di pelle. Infine l'ultimo look parte da un vestito super mega top sgargiante con le paillette, super femminile, super da serata, che viene appunto un po' smorzato e reso rock, anche questo secondo me è molto in stile Versace dal giubbino di pelle. Io adoro l'abbinamento paillette giubbino di pelle, top. E niente, questo era tutto, fatemi sapere qua sotto quale dei 5 outfit vi è piaciuto di più e se avete un altro capo che vorreste vedere in questa tipologia. Comunque mi sono accorta che questo fondotinta mi sta proprio malissimo, cioè non vi avvicino troppo perché è veramente orribile e mi si vedono un sacco le occhiaie, non so perché, ma ultimamente sono incopribili. Comunque, detto questo, io spero di avervi tenuto compagnia e di avervi dato qualche spunto e noi ci vediamo al più presto, direi, con un nuovo video. Ciao!